riunione di oggi, questa iniziativa finalmente è parte del governo, perché abbiamo in questi anni visto trasformarsi in emergenza la normale manutenzione del paese. E questo non va bene, sia per i dati che alle persone, alla qualità della vita, e quindi abbiamo deciso tutti insieme, collega ambiente, l'ordine degli architetti, Giorgi e noi costruttori del Lance, come abbiamo fatto in questi ultimi anni più volte, insistere perché si facesse finalmente qualcosa, colpa dell'austerità sulla quale si sta combattendo l'Europa e in parte colpa anche di una sovrapposizione normativa che ha reso impossibile riuscire a fare qualsiasi cosa oltre ai cattivi funzionamenti che non mancano mai. Allora adesso che finalmente si riparta, come si sono sempre risolti in Italia i problemi dal 1860, da una volontà nazionale dello Stato che attraverso invece i presidenti, in questo caso delle regioni, proceda finalmente a spendere i soldi che ci sono, sentendo un numero fantastico che è 4 miliardi, già a cominciare nel 2015, grande occupazione, finalmente cominciando a mettere al posto il paese, è una grandissima cosa. Quindi siamo molto contenti e vi consegniamo quello che abbiamo fatto su questo dissesto Italia, come abbiamo chiamato, che ci piace che l'avete chiamato Italia Sicura, perché così è un colore a fare belle cose, con più di 1000 firme già che abbiamo raccolto, stanno crescendo le sottoscrizioni sul sito, di adesione dei cittadini a un problema che ormai ha avuto anche le cronache a Sanremo e sulla letteratura dei libri, diciamo anche in narrativa attuale, no? L'ultimo Montalbano parla di questo, insomma, bene, è una grande cosa e ci metteremo tutto quello che possiamo noi affinché avvenga, sottosegretario, con massima trasparenza dal punto di vista delle procedure di gara, di funzionamento, con monitoraggi vari. Quindi noi ci siamo e speriamo che vada tutto bene e vi consigliamo intanto l'inizio delle sottoscrizioni. Gracias.